Ciao a tutti, buongiorno, qui ci sono i bimbi, salutate bimbi. Ciao Giulio. Ciao. Ciao. Allora, è sabato, sono le 11:44 e stamattina abbiamo dormito veramente? Tanto. Non tanto, tantissimo, i bambini si sono svegliati? Tanto. Tanto? Hai dormito tanto? Tanto. Sì? Tanto. Si sono svegliati alle 10, quindi anche noi genitori ne abbiamo approfittato e abbiamo veramente schiacciato un bel pisolo. Poi ci siamo preparati, sistemati. Dopo vi faccio vedere l'outfit di Giulio perché è troppo carino, proprio da ometto. La Susy è bellissima come sempre, vero amore? Sì. Ah, la Boom Boom! Fai vedere la Boom Boom? Ecco che arriva papà, guardate! È dietro. Papà! Papà! Ecco papà, saluta. Ciao. 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 Come sei bello stamattina. Chi? Tu. Ah, notare lo sguardo che si è fatto sul naso. No, no, papà. No, no. No, no, papà. Fai della cintura. Sì, papà. Adesso lo metto, no? Si mette prima di partire. Brava, 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 amore mio. Susanna, vedo che stai diventando come la mamma. Che bella cosa. Va bene, dai. Noi adesso andiamo a fare un pochino di spesuccia. Va bene? Sì. Tu, mamma, nonno. E il cincillà? Susi? No. Si chiama cincillà. Ma tutta. Giulio, cosa stai guardando? Tutta. I coniglietti. Guarda qua. Guarda il conigliettello. Guarda quelli che stanno dormendo. Allora come stanno facendo la nanna tutti vicini, vicini, vicini. Finalmente sono ritornata a casa e guardate un po', ho rifornito tutto il congelatore, il freezer, ottimo. Faccio vedere cosa ho preso, siccome siete sempre tanto curiose. Allora, ho preso i carciofi in spicchi della Orogel, io amo la Orogel come marca. Ho preso i fagiolini, questi qui, altri fagiolini, altri carciofi. Ho preso gli spinaci, altri spinaci, erano tutti scontati al 50 e quindi ne ho approfittato. Qui sotto ho preso altri fagiolini perché non ci stavano. Poi ho preso i bastoncini, ho preso un minestrone tradizionale, ho preso questi hamburger della Findus, questi del merluzzo perché era in offerta. Tutto scontato al 50, ragazze. E qui un altro minestrone, qua tutti i minestroni. Altri bastoncini, vedete, ho fatto scorta perché erano scontati del 50. E qui sotto ho preso questi funghi. Funghi porcini selezionati, erano sempre scontati al 50. Poi vabbè, qui l'immancabile sacchettino di fazzoletti e le patatine che le avevo già comprate. La Susy adora queste qui, extra fini. Mi piacciono tantissimo. Insomma, sono contenta perché sono riuscita a prendere un bel po' di surgelato. Poi ho preso anche questo prodottino di Cameo, le frittelle, che io le adoro per carnevale. Mi piacciono veramente un sacco. E siccome non le ho mai fatte in vita mia, non ho neppure la ricetta, ho detto vabbè, prendo questo pacchettino della Cameo e proviamo a farle, quindi le proveremo a fare assieme, ok? Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzate, iscrivetevi, attivate la campanellina, anzi se avete la ricettina delle frittelle mandatemela così la farò.
E sono veramente molto curiosa. Hanno fatto anche la confezione per le chiacchiere, ma io le chiacchiere personalmente non le amo. Io sono più da dolci morbidi, dolci al cucchiaio, tipo se devo scegliere tra una crostata e una cheesecake, prediligo la cheesecake. Se devo scegliere tra le chiacchiere o le frittelle, prediligo decisamente le frittelle, quelle ripiene, con la crema o con la panna. Io sono molto da morbido, da cucchiaio, mentre mio marito è esattamente il contrario, lui predilige decisamente le cose croccantine e vabbè, è così purtroppo. E sono curiosa veramente di provarle. Voi le avete già provate? Se sì, ditemi come sono, ma comunque le andremo a provare assieme. Proviamo, dai, sono deliziose, io le adoro. Ho sistemato tutta la spesa, adesso andrò a fare un po' di pulizie. Intanto il piccoletto sta guardando Bing, che è il suo cartone preferito in assoluto, e la Susanna sta facendo i compiti. Quindi io pulizie e il marito, non so dove sia finito Fede onestamente, va bene, poco importa. Incominciamo a fare le pulizie. Finalmente ho pulito, adesso pausa caffettino. Finalmente è giunta sera, veramente sono stanchissima, credo si veda dalla mia faccia. Comunque sto preparando la cena e poi finalmente bimbi a nanna e relax sul divano, perché sono veramente molto molto stanca. Ah, vi volevo chiedere una cosa, adesso vi faccio vedere. Allora, non so se riuscite a vedere il mio divano, in che condizioni è stato conciato. Mettiamo il flash che forse è meglio. Come potete vedere, Giulio si è divertito a disegnare sul divano con la biro. Colpa mia che ho lasciato la biro sul tavolo e lui giustamente ha visto una cosa nuova e ha deciso di provarla non su un foglio ma sul divano. Allora, il grosso l'ho tolto grazie all'acetone, però sono rimasti questi segni. Quindi se avete dei trucchetti, qualche suggerimento, assolutamente ben accetto, perché veramente non so più cosa fare. Mannaggia a me che ho lasciato la biro sul tavolo. Con un teppista per casa succedono queste cose. Comunque, io vi saluto perché sono veramente stanchissima. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi allietato la giornata. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina, fatela diventare tutta nera. Non potete commentare perché YouTube mi ha disattivato i commenti, ma potete fare un'altra bella cosa. Sotto in descrizione trovate il link del mio secondo canale, dove lì si può commentare, lì tantissimi nuovi video, ASMR, svuota la spesa, video haul e quant'altro. Quindi vi aspetto anche sul mio secondo canale e sul nuovo social e anche su Instagram. Insomma, andate a curiosare sotto in descrizione. Va bene, io adesso mi vado a sistemare, mi vado a docciare e vi mando un grandissimo bacione. Ci vediamo in un prossimo vlog. Ciao!